Siamo entrati in questa minuscola casa del tè giapponese dove preparano il tè matcha accompagnato da uno di questi dolcetti a vostra scelta. So che sono praticamente quasi tutti con la zucchi, i fagioli rossi che abbiamo mangiato questa mattina. E siccome l'abbiamo già mangiato questa mattina, allora abbiamo deciso di non prenderlo. Alicia non prende niente, prende solo il tè, invece io prendo anche quello lì che è castagna, il dolcetto di castagna. Tutto qui il locale. Arrivato il tè matcha col suo kit, come potete vedere qui c'è il tè matcha, che penso sia tè, normalissimo tè, non lo so. Questo c'è il dolcetto completo. Ci sono delle istruzioni. Come prima cosa bisogna prendere il dolcetto, tagliarlo come uno vuole. In questo caso noi la riccia facciamo dei pezzettini. Ok, e c'è scritto che bisogna mangiarlo con la carta in mano. Prima bisogna farsi la bocca dolce perché il tè matcha è amarissimo. Primo tè matcha della storia. Primo tè matcha della storia che bevo. C'è scritto di portarlo nella mano destra, nel palmo sinistro, e girarlo. E bevo quasi tutto. Perché mi butto la prima, mangio più dolcetto. No, si sente l'amarezza, però non è esageratamente amaro. Meglio così, col dolcetto prima? Sì, è meglio. Perché lei ha barato, ovviamente, l'aveva già sentito prima, tanto che io ero in bagno. Coltellino ovviamente è un pezzettino di legno. Si taglia con questo stuzzicadenti di gas. Si vuole un moscello. Si vuole un moscello, sì. Anche questo, come tutto qui, costa. Costa perché tutto questo, questi due più un dolcetto, abbiamo speso 1300, 1350 yen, 1317, che sono 10 euro. Però quello che abbiamo speso stamattina, e anche stamattina 10 euro per qualsiasi. Io voglio prendere un pacchetto di quelli. C'è via con la carota, finita. Ah, quei pacchettini lì? Sì. Li proviamo. Poi vediamo quanto costa. Perché? Costa tanto, 1000 qualcosa. Ah, dobbiamo fare economia, se no ci distruggono. Mangio il dolcetto. Ma questo no, questo qui dovrebbe essere davvero alla fine, penso io, perché non viene neanche scritto nella descrizione. Ci vediamo più tardi, ragazzi. Ciao. Ah, mi chiamare. Cliffhanger. C'è tutti i denti verdi. Anche io? Tutti i denti verdi. Si fa sushi. Oh, sembrava sushi da fuori, dall'insegna. No, comunque sono contento di essere venuto qua perché è una cosa veramente giapponese, stile, piccolina, silenziosa, le ragazze. Tutto il legno, le ragazze al banco. Non è venuto quasi.
quando ho portato qui il tè, ho fatto un pochino. Un pochino un po'. No, qui sono rispettosissimi, veramente. Rimanete di stucco dalla gentilezza delle persone. Però è difficile comunicare perché deprimono per queste ragazze che sono giovani. Faticavano a comprendere. Ce l'abbiamo fatta. E dopo abbiamo capito che era praticamente tutto a base di azzurri. Guarda questo. No, blu. Cinci. E marcia. Buono qui. C'è il pacchetto rosso che c'è tipo la capellina. Questo è il localetto da fuori, che io pensavo che facessero sushi perché mi pareva sushi da lontano. Poi ho chiesto a una ragazza, ho detto Torindò, Torindò, mi fa quello lì dall'altra parte della strada. Siamo tornati a Ueno, abbiamo preso la JR, la sovraelevata, per la prima volta. È un po' un casino perché non ho la mappa, cioè in realtà sì, l'ho scaricata attraverso l'applicazione dello smartphone ieri sera, però non l'ho usata adesso. Ce ne avevo una della Tokyo Metro che dovrebbe avere anche la JR, ma invece l'aveva tutta scazzata quella. Probabilmente era un'altra linea, non era quella che abbiamo preso noi, perché noi avevamo preso la Yamanote Line adesso per tornare a Ueno da Yanaka. Ecco, questo qui è uno della sovraelevata della JR, per esempio. Qui alla nostra destra invece abbiamo il parco di Ueno che abbiamo visto questa mattina. E noi torniamo indietro e ce ne andiamo a mangiare da Sushi Zamai, questa catena così famosa in tutto il sollevante, almeno credo. Che non so se sia famosa solo a Tokyo. C'è solo a Tokyo o c'è solo... o c'è dappertutto il Sushi Zamai? Non c'è a Kyoto un Sushi Zamai? Chiediamo alla gente, ferma qualcuno e chiedi. Non lo so, ci sono i bagni in Giappone. Ok, ci prendiamo la responsabilità di aver detto che Sushi Zamai c'è ovunque. Sì, Sushi Zamai c'è in tutto il Giappone. I dolcetti a forma di panda. L'abbiamo fatta venire da Sushi Zamai, qui urlano tutti come le pazze. Quando arriva un cliente. Quando arriva un cliente, infatti adesso li sentirete sicuramente. Ed è una delle catene dove si possono avere t-shirt di sushi a, diciamo, un prezzo più contenuto rispetto ad altri posti. Questo set qui da 13 pezzi per la miso su. Miso sì. Miso? Ok. Cosa è un... la chiude? Mentre io che sono stato un po' più contenuto nei costi, ho preso questa ciotolina che sono sempre 13 pezzi di sashimi diversi e sotto c'è il riso. E questa è costata la metà di questo. Questa è costato 1480 che sono 10 euro. E questo qui è costato 3000 che sono il... Quindi, buon appetito. Ce la fai a mangiare? Tra l'altro è la prima volta che mangiamo sushi da quando siamo qui. Allora, questo cos'è? Bisogna mangiare prima l'uovo. Come mai? Cosa fa? Questo cielo è buono.
dolce e buono. Vediamo se sembra del sorio. Dai, che ciò delle pelle.